Vuoi anche tu diventare influencer come me e avere centinaia di migliaia di followers e vivere di rendita e viaggiare in jet privato e trasferirti in mete esotiche senza lavorare? Io sono Big Luca e in questo video ti spiegherò tutta la verità, nient'altro che la verità, e ne parliamo dopo la sigla. Eccoci qua, bentornati, ci siamo effettivamente fatti la sigla, ho rilasciato circa 25 video, non li ho contati 20, del più milionario di Dubai. Io sono Big Luca, il più milionario di Dubai, e tutti aspettavano la sigla, allora ho chiesto al mio team di farla, così almeno adesso siamo più professionali, penso anche che si veda, voglio dire, la scarpa gialla, la magliettina, insomma non c'è male. Allora signori, Io questi video qui non li vorrei fare perché poi non mi interessano, gossip, le cose, però purtroppo dopo un recente video che è uscito sulle Iene mi è stato chiesto di intervenire, ok? Persone mi dicono: B, cosa ne pensi del servizio su Scarcella, i followers fake di Instagram e tutte queste robe qui. Allora ragazzi, qua ci dobbiamo un attimo mettere d'accordo, perché io è 2 anni e passa che produco video nel mercato italiano cercando di educarvi a voi mentecatti, perché poi il corso si chiama online marketing, ma è perché lo siete, ok? Su talune cose riguardo ai soldi, su alcune cose. Quando io parlo, voi mi dovete stare a sentire, non dovete per forza dire no perché tu c'hai le scarpe gialle, ah no perché tu stai in piscina. Quando io parlo, magari mi dovreste un attimo stare a sentire. Allora, io è 2 anni e mezzo che vi spiego delle robe. Primo, ragazzi, i soldi, la fama, il successo facili, immediati, senza farsi il culo, non esistono, ok? Ora, io dicevo queste cose qui dalla piscina, vivevo in hotel, adesso vivo in villa, in piscina, nell'hotel a 5 stelle. Chiaramente le persone vedevano un dualismo, no? Cioè erano in dubbio. Io dal primo live ho detto: la piscina è uno specchietto per le allodole. Io sto in piscina perché vivevo effettivamente negli hotel a 5 stelle in piscina, adesso ho la villa, ci stiamo costruendo la piscina privata comunque, se vi può interessare. Però vi ho sempre detto che erano live per catturare l'attenzione, per poi educarvi ed instradarvi in un percorso giusto, corretto, con delle strategie che funzionano, non per vendervi il fatto che dopo un mese sareste stati a Dubai in piscina. Io questa cosa l'avrò ripetuta allo sfinimento, e ancora adesso probabilmente non si è capita. Perciò ragazzi, quando voi vedete i jet privati, le piscine, le cose, dovete adottare innanzitutto un sano scetticismo. Ok, io chi è scettico nei miei confronti va benissimo, vedi in piscina, cioè, che cazzo ci fa questo in piscina? Ma è meglio così, ok? Bisogna capire da dove arrivano quelle piscine, quegli aerei privati, e per cosa sono usati e in che modo sono comunicati. Se una persona viaggia privatamente, io ho viaggiato privatamente 2 volte, ok? Semplicemente perché se lo può permettere, va in jet privato per risparmiare tempo, per vivere la bella vita, perché gli piace, perché non ha voglia di fare coda all'aeroporto, per esempio, anche per fare un tragitto molto piccolo. Io ho fatto Milano-Riccione, Riccione-Milano in jet privato, va tutto bene, ok? C'è un business legittimo, noi vendiamo videocorsi, consulenze sull'online marketing, c'è un'azienda, c'è un team, ci sono i risultati, piacciono, non piacciono, stiamo qua a sindacare. Nel momento in cui però i jet privati o sono il risultato di fatto che uno è miliardario, ok, quindi poi mette le frasi motivazionali sul jet privato e va benissimo, nel momento in cui non c'è altro oltre che ai jet privati, alle piscine, alle ville, alle macchine, agli orologi, alle mazzette di soldi, poi si arriva a una percentuale di ridicolo che veramente fa ridere, è un problema, cioè il vostro campanello d'allarme dovrebbe attivarsi. Ora parliamo di Instagram, dei followers fake, facciamo tutto un ragionamento. Io è da quando produco i video che vi spiego la differenza tra avere followers completamente inutili, molte volte fake, e nel caso di Instagram sono quasi tutti fake, e avere dei clienti potenziali che vi guardano, profilarsi e posizionarvi in un certo modo, avere dei prodotti, dei servizi, e soprattutto, che ancora oggi mi copiano questo termine senza capirlo, avere un ecosistema dove tu attrai clienti potenziali, li educhi e poi gli vendi i tuoi prodotti, i tuoi servizi. I prodotti e i servizi non possono essere una truffa, devono essere, vendete corsi, dei corsi di alto profilo, curati, ci deve essere un customer service, una piattaforma che funziona con degli aggiornamenti o con del supporto, con delle informazioni di valore che poi vengono confermate da delle testimonianze. Poi sappiamo che la percentuale delle persone che applica è
sempre molto poca, proprio perché le persone guardano semplicemente i figaccioni di Instagram. Adesso ci arriviamo. Vendete bicchieri. I bicchieri devono innanzitutto esistere. Chi fa e-commerce non spedisce la roba, per esempio, perché qua apriamo tutto il sottobosco. Bella fresca, va bene? E se no, ragazzi, è un problema, va bene? Ora, noi non dovete avere followers, dovete avere clienti potenziali. Quello che le persone non capiscono su Instagram, io spero questo video verrà guardato anche da persone che vogliono essere influencer, perché purtroppo voi non capite quello che state facendo e non siete aiutati da sedicenti guru e sedicenti esperti, perché adesso, da quando è nato Instagram, sono esperti di Instagram, che non si capisce mai che cosa voglia dire. Cioè, ma tu sei esperto di... ma in che senso? Ok? Su Instagram siamo arrivati al punto in cui anche, abbiamo visto nel servizio delle Iene, persone intelligenti, voglio dire, imprenditori, persone che non sono... E questa è una... cioè, il target non... I guru, mettiamoli tutti insieme, non sono... e le percentuali variano, seguiti solo da ragazzini di 16. Questa ne è la prova. Siamo arrivati a un punto in cui degli avvocati, delle persone intelligenti, abbienti, voglio dire, anche con un potenziale economico di connection, insomma, non dei bambaschioni, si mettono a guardare il numero dei follower su Instagram e non pensano neanche a quanti soldi stanno facendo con Instagram, che poi è zero. Allora, su Instagram lo scopo non è accumulare followers, perché... questa è una cosa non capita. Si deve muovere un prodotto o un servizio da voi a loro perché voi li possiate monetizzare. Cioè, se ci sono 100.000 persone che ti guardano ma tu non gli vendi niente, non è che tu fai dei soldi. Io non so perché, a me sembra non ci sia nessuno che dice sta cosa. Probabilmente ci sarà qualcun altro, mi scuso con lui o con lei se questi video sono già stati fatti, però io non ne ho trovati. Sono tutti lì che vi dicono aumenta l'engagement, aumenta i followers. Ora, io già 2 anni fa vi dicevo, ragazzi, anche su Facebook non sono like, non sono followers, dovete avere dei clienti potenziali più profilati possibile, da cui una comunicazione chiara, efficiente, un posizionamento che ruota intorno a che cosa? Ai vostri prodotti, ai vostri servizi. Voi come fate a comunicare in modo da poter vendere se non avete prodotti e servizi in vendita? Questa è una cosa che io non ho mai capito. Ripeto, non siete aiutati da persone che vi dicono no, ma prima costruisci la community, fatti dai valore, tutte queste frasi molto belle da se dai valore, sì, perché però non vogliono dire niente, no? E poi prova a vendere. Cioè, come dire che io apro un negozio, dico ragazzi scusate tutti dentro, e poi dico cosa gli vendo? Banane? No, dove andare? È finito lì. Cioè, vi rendete conto che voi, ragazzi, torniamo un attimo alla normalità, in un negozio fisico non accettereste mai una roba del genere? Se io vi dicessi, apri un negozio, dai valore, urla per strada, fai vedere, fai entrare la gente nel negozio e poi capisci un po' cosa vendergli, voi non accettereste la discussione, direste, dai Big, per favore, ma hai bevuto troppo? Invece su Instagram e sui social e anche online, poi le persone sentono online marketing, è normale cazzo che iniziano a confondersi, che debba continuare a fare dei live e dei video per spiegare che non hanno capito. Quando io dico, ragazzi, voi non avete capito, anche persone che credono di essere nell'ambiente, loro non hanno capito. Quindi che cosa si crea? Andate dietro ai followers di Instagram. I followers non vi daranno mai soldi a meno che non siano clienti potenziali. E cioè voi vendete calze, ok? Avete una fabbrica di calze o delle calze colorate molto belle. Cominciate a mettere delle foto delle vostre calze, magari fate... sto banalizzando, ragazzi, però ci chiama. Quindi non è comunicazione anche lì fine a se stessa. Lì poi c'è un altro capitolo e tra poco lo apriamo. Mettete il link. Ma cosa succede dopo che vedono le calze e gli piacciono? Beh, dovrete, ci può essere un acquisto diretto, ma di solito si deve entrare in un processo di fidelizzazione del cliente, ci può essere un funnel, ci può essere un team telefonico, ci può essere una prova gratuita con poi un upsell, e lì si entra dentro l'ecosistema del marketing. Quindi a un certo punto si ha un profilo Instagram che, avendo foto di piedi con le calze, attirerà o feticisti o gente che vuole comprare le calze, e che a poco che vedono le vostre foto cominciano a dire mamma mia che belle, insomma sì dai le compro, perché li avete incubati, li avete educati a comprare. Ragazzi, sto banalizzando, non vi posso insegnare l'online marketing in 15 minuti, però questo è. Se invece voi aprite un profilo, comprate i like, e adesso affrontiamo il tema. Allora, il sottostante di Instagram non esiste. Vabbè, diciamo le certe cose. Il 99% di quello che si muove su Instagram è il nulla. Ci sono dei personaggi che sono seguiti. Adesso facciamo, questo sarà un video un po' lungo, però fa piacere sharizzare certe info, perché siamo ormai alla follia, voglio dire. E non c'è da stupirsi che poi si faccia di tutta l'erba un fascio. Quindi, Instagram.
Like for tag, like for like. Quindi io metto like a te, follow a te, e tu metti follow a me. Che cos'è appena successo? Le persone dicono un follower in più. E la mia risposta da esperto di marketing: ma che cosa te ne fai? Gli venderai mai qualcosa? Perché in realtà non è vero che ti segue. Le persone ti dicono, ma a me mi seguono in X persone. Tu gli dici, bravo, di soldi quanti? Perché non è vero che ti seguono. Quando poi gli passa davanti la tua roba nel feed, primo magari addirittura non hanno le notifiche per il tuo profilo o qualcosa di simile, ma non le cagano, perché non è vero che sono interessati. Hanno messo like perché tu gli hai messo, e quindi tutti hanno dei like reciproci, ma nessuno segue nessuno su Instagram, nessuno, se quando dico nessuno sto esagerando. Allora dov'è il problema di questo discorso? Io sento le polemiche di persone, ripeto, poco avvezze ai meccanismi di marketing. Ma Biglow, ma cosa stai dicendo? Guarda che la Kardashian ha fatto 400 milioni, 1 miliardo, 16 miliardi, non mi ricordo, piuttosto che la mia risposta è, ma certo. La Kardashian innanzitutto era la Kardashian, ok? Se domani Donald Trump ha Instagram, apre Instagram, è normale che organicamente le persone lo cercano. Vediamo se c'è Donald su Instagram, lo cominciano a seguire. Se questa persona ha la malizia di saper vendere alle persone, quindi imposta il suo profilo per vendere, quello è il marketing, il resto sta in aria, certamente che voi potete monetizzare Instagram. Io ho un piccolo profilo Instagram e le persone non capiscono. Ah, Big Luca, te che sei il grande esperto di marketing, hai 11.000 followers? Sì, perché sono 11.000, tutti ovviamente, clienti potenziali. A me arrivano vendite da Instagram di persone che comprano i nostri prodotti, la Big Luca International, i vari videocorsi, percorsi vari. Noi riusciamo a tracciarli tramite l'UTM o non lo so cos'è, lo salto in tecnico, e vediamo che la vendita arriva da Instagram. Ma io non compro i follower, ma sono 11.000, e quelli sto facendo organicamente, crescono di non so quanto al giorno, no? So che ogni X ne ho 1000, no, non 1000 in più, scusa, no, ho detto una carta, 100 in più, ok, forse 100 ogni settimana? O qualcosa, non lo so, okay, adesso erano 11.000 e passato di 11.000 euro, vabbè, ok, ma non conta, perché io devo fare una media di quanto tempo spendo su Instagram, che è molto poco, perché molte cose, il mio team nel cellulare Instagram mette delle storie, delle cose, a volte faccio io delle foto, mi ci dedico poco, ma comunque mettendo per esempio i miei video, questo finirà anche su Instagram, dove educo le persone sul marketing, a un certo punto le persone dicono, ma te guarda sto pirla qua, c'ha un corso, ma compriamogli sto corso. E quella è la monetizzazione. Poi modello di business che vi piace, che non vi piace, non siete d'accordo, questo è un altro discorso, ma c'è un sottostante. Le persone sono invece convinte che il target sia accumulare follower su Instagram. I vari influencer che voi vedete non guadagnano un tubo. Gli influencer non esistono. Adesso sento già la protesta. Chiara Ferragni, ragazzi, è un'imprenditrice. Vi ricordo un'intervista... mi sembra con Peter Gomez che avesse intervistato Fedez, se non vorrei sbagliarmi, la confessione forse si chiamava questo video, non vorrei dire una cavolata, una qualcosa del genere, e lui, il giornalista in questione, gli chiedeva, ma tu hai beneficiato, lei ha beneficiato di essersi sposato l'influencer Chiara Ferragni? E lui subito ha detto, mia moglie non è un influencer. Ma le persone non capiscono. Chiara Ferragni è un'imprenditrice che ha un'azienda, avrà dei dipendenti, pagherà delle tasse, ci sarà una burocrazia, ci sarà un'azienda, cioè c'è un'impalcatura aziendale che è lei che si fa le foto, ok? Avrà contrattato con dei brand, avrà sotto due coglioni così, si sarà seduta a dei tavoli CDA, amministrazione, avrà incontrato degli amministratori delegati o dei personaggi importanti con i quali non è facile mettersi in contatto, ok? E ha ottenuto dei contratti, degli sconti, delle promozioni, anche lei un suo brand mi risulta, e comunica e vende tutta questa roba qui su Instagram. Ma non è che lei si fa le foto, perché le persone pensano questo, dice, vabbè, Chiara Ferragni, bionda, carina, fa le foto, milioni, Los Angeles, o City Life. È chiaro che la ragazzina pensa la stessa cosa, e dice, vabbè, ma carina io, magari anche più carina, bionda, foto, e allora anche no, perché non hai capito quello che c'era dietro. Il problema, io non riesco veramente a capire il perché non vengono spiegate queste cose qua. Ora, adesso sto facendo questo video magari un po' più serio con la videocamera, il microfono, di solito faccio dei live volanti, però cioè se non le spieghiamo queste cose qui, ma tutti, però tutti le persone che dovrei, esperti, mega esperti, guru, paraguru, non mi interessa, però spieghiamole, perché sennò c'è in giro una confusione dell'accidente. Il sogno, tu vai, ci sono ragazzi, quelli che vedete hanno un milione di follower, sono, allora, o
personaggi conosciuti, facciamo la distinzione. Quindi Vittorio Sgarbi, piuttosto che il Presidente del Consiglio, piuttosto che Dan Bilzerian, quelle sono persone che sono famose per conto loro, ok? Hanno magari una vita che è molto instagrammabile, ma non perché è fake, ma perché quella è la loro vita, e quindi crescono organicamente. Le persone dicono, vedi se c'è Trump su Instagram, quello non ha bisogno di fare trucchetti, non lo gestirà lui Instagram, immagino, e quello, ok, quelli sono personaggi famosi, attori, eccetera, e va bene, sono già famosi. C'è poi una seconda categoria, che sono le persone, tipo me, posso dire che hanno un'azienda, usano anche Instagram per comunicare, per vendere, non solo per comunicare, e il profilo cresce in qualche modo, poi si possono fare delle sponsorizzate, che non sono il male, anzi sono il bene, perché c'è una serietà aziendale, c'è un investimento economico, vuol dire che c'è un ritorno, anche lì cerchiamo un attimo di metterci nell'ottica. Bene, ci sono poi altre due categorie. La prima di solito è femminile, non me ne vogliono le signore, perché è normale che se voi non siate nessuno ma mettete il vostro culo su Instagram e vi fate, perché ve le fate, le foto provocanti in discoteca con le gambe mezze aperte, non vi devo dire io che il vostro profilo crescerà. Ma chi saranno i vostri clienti potenziali? E qui arriviamo anche a varie, a volte, allusioni giuste. Chi sono i vostri clienti potenziali? Uomini porci. Perché uomini porci? Dice, ma mi fanno i commenti, ma cazzo, bella mia, sei nuda su Instagram, ma chi vuoi attirare? Attiri organicamente dei porci. Alcuni di questi profili vengono monetizzati nel modo in cui avete capito, massima trasparenza, benissimo, perfetto, ma le ragazze che guardano devono capire, cioè quando voi vedete alcuni profili Instagram di queste donne bellissime che sono ogni settimana in una città diversa e viaggiano in business class e non stanno vendendo niente, alcune saranno ricche di famiglia o hanno aziende che non vedete, magari usano Instagram per piacere, anche questo si può fare, magari una fa trading o investimenti immobiliari, poi usa Instagram per cazzeggiare e va bene. Alcune monetizzano, perché qual è la loro vetrina, i loro servizi tra video, OnlyFans, servizi di escort, ripeto, benissimo, però va capito, perché se poi la ragazzina guarda e dice, ah, ecco perché vive la bella vita, perché ha un milione di followers. No, quel milione di followers gli starà dando dei soldi in qualche modo, altrimenti se non c'è una transazione, come guadagna? Cioè, è imbarazzante doverlo spiegare, però siamo giunti a questo punto. Bene. Poi c'è la terza, la quarta categoria, quella che è. Cioè, ragazzine, ragazzini che vogliono diventare influencer, perché loro hanno capito, se io raggiungo un tot di followers io guadagno, non è chiaro il perché, non è chiaro a nessuno, e spero che questo video sia utile. Si cominciano a comprare i followers dall'India, che non sono followers, perché per definizione to follow vuol dire seguire, un follower è qualcuno che ti segue, uno dal Pakistan non ti segue, perché non riesce a capire quello che stai scrivendo, è ovvio che non gli interessa, oppure si mettono i likes a vicenda. Che cosa succede? E qui arriva, è un problema. Primo, che non guadagnano assolutamente un tubo, quindi alcune persone si riconvertono alla categoria di cui prima e va benissimo, alcuni altri capiscono che devono fare un lavoro serio, che usare Instagram per lavorare potrebbe esserlo, ma non gli è stato spiegato. Alcune invece, alcune persone guadagnicchiano perché? Perché ci sono aziende, scusate, più imbecilli di loro, che non capiscono neanche loro cosa stanno facendo, che dicono, ma senti una cosa, questo qui c'ha 200.000 followers, io gli do il mio prodotto da farsi le foto, magari qualcosa ne esce. Chiaramente su 200.000 una piccola parte sono veri, arrivano due veri e dicono, faccio brand awareness. Ripeto, siamo adesso arrivati al punto, perché è così, in cui professionisti, non ragazzi ragazzini che vogliono le entrate automatiche, perché il pubblico non è tutto lì, e poi arriviamo alle varie distinzioni, professionisti, persone intelligenti, che mi spiace ovviamente siano stati fregati, cioè non sto sfottendo nessuno, assolutamente è una cosa gravissima, però evidentemente ragionavano in termini di followers, e quindi questi stessi professionisti o queste stesse aziende, di solito non grandi, vanno da chi c'ha 100.000, 200.000, 300.000 followers, che non sono followers, oppure sono di donne nude che sono seguite da porci, cioè basta vedere i commenti, non ci stiamo inventando niente, e dice, vabbè, fatti la foto con reggiseno. Paradossalmente funzionerebbe di più da una che è seguita da dei porci, perché avrà dei money slave e gli dice, compra il reggiseno schiavo, e quello lo compra. A livello di marketing potrebbe funzionare, ma ci siamo capiti che il sottostante è abbastanza scarso. La stragrandissima maggioranza dei profili che vedete contiene followers fake, non sta guadagnando quasi nessuno. Io sono 2 anni e passa che dico questa cosa. Allora, spero che questo servizio, che alzerà polverone, quello delle Iene su Mirko Scarcella, faccia luce su questa cosa, però voglio dire, cioè, ci poteva
dovevamo arrivare. Il sottostante di Instagram è problematico, perché quando, come dico sempre, uno strumento o un business viene misurato con qualunque altra metrica che non sono i soldi, è un problema. I followers, è come dice, ma ho tanti followers, di cosa stiamo parlando? Cioè, come andiamo a misurare questa cosa? Come dico sempre, ragazzi, nel marketing misurate le cose in soldi, non in teorie strampalate, secondo me, la brand awareness della Rice, cioè il ROI, i soldi, la disproporzione tra ciò che avete investito in una cosa e quanto vi è ritornato. Qual è? Che poi è il motivo per cui alcune persone nel campo della comunicazione mi odiano. Ho già fatto questo video, perché anche lì io insegno a comunicare su Instagram. Ma che cosa vuol dire? Cioè, vuol dire che tu gli fai comunicare meglio e poi misuriamo quanto loro vendono rispetto a prima? Al che mi va bene, perché c'è un aspetto comunicativo, cioè questo in dubbio. Ah, perché comunicare così su Instagram funziona? In che senso funziona? E ragazzi, non sto cavillando, cioè per favore. Comunicare così su Instagram funziona in che... Eccoci qua, siamo tornati. Comunicare così su Instagram funziona in che senso? Come lo misuriamo questo meglio? Perché abbiamo più likes? Perché abbiamo più followers? Oppure perché stiamo vendendo di più i nostri prodotti, i nostri servizi? Tracciamo le vendite che vengono da... Il resto non mi interessa. Io sono un imprenditore, mi occupo di online marketing e mi occupo di questo. Misuro le cose in soldi. Non me ne vogliate, che probabilmente avrebbe salvato il portafoglio a qualcuna di queste persone. Soldi. Quanto mi va via, quanto mi ritorna, e tracciamo questa cosa. Altrimenti non andiamo d'accordo, altrimenti è aria fritta. Altrimenti uno dice, no guarda, io sono egocentrico, ho già i miliardi, a me va bene, voglio avere un profilo che va su e vedo il cosino che va su, milioni e milioni, perfetto, però devi sapere che stai buttando via dei soldi. È come avere dei soldi, non investirli in borsa o negli immobili, ma sputtanarli in una Ferrari. Nel momento in cui sai che è un costo, che si deprezza, e questo te lo puoi permettere, ma compratene 20, ok? Quindi questi sono aspetti fondamentali, i followers, i likes, la reach, i commenti, ragazzi, i feedback, ah che bel video che fai, eccetera. Se siete imprenditori, liberi professionisti, imprenditori grossi e piccoli, dovete misurare. Non esistono i social media, non c'è il social media marketing, non c'è l'influencer marketing, ragazzi, non esistono questi concetti. Esiste il marketing. Il marketing è quel processo organizzato dove tu ti rivolgi e vendi dei prodotti e servizi a un pubblico di riferimento. E hai un ecosistema, un'organizzazione che gestisca il customer service, che gestisca gli indecisi, che gestisca i resi, che gestisca la pubblicità, quindi c'è un'economia. Alcune persone sfottano le persone che fanno sponsorizzate, ah, perché quello fa sponsorizzate. Sì, certo, ha un investimento pubblicitario, vuol dire che funziona, la pubblicità bisogna farla. Quindi c'è un ecosistema organizzato, e online e offline, e integrato. Su scala piccola e su scala grossa, non bisogna per forza essere Lamborghini per fare certe cose o altri marchi noti, ok? E viene misurato in soldi. Ora adesso hanno beccato questa persona qui che faceva cose poco pulite. Innanzitutto, veramente assurdo che queste situazioni possano essere coperte da un'esposizione mediatica, mi permetto di dire, pazzesca, perché arrivare a un'esposizione mediatica del genere con il nulla dimostra ancora che è possibile, però dimostra anche un'altra cosa. Prima di tutto, per chi guarda questo video, voi vedete i video dei guru dell'online marketing, l'info marketing, eccetera eccetera, e va tutto bene. Primo, chi usa dei trucchetti purtroppo dura poco. Io continuo, veramente, lo ripeto da tanto tempo, non usate i trucchetti. Trucchetti cosa vuol dire? Trucchetti è vendere una cosa che non esiste. Trucchetto è promettere solennemente, in modo garantito, un certo risultato quando questo risultato non può essere garantito. Ok, ti garantisco che tra un mese sei milionario. Questa è una promessa, che va bene se è vero, per carità di Dio. Ma non è vero, ok? E espedienti e mesi e anni che io dico lo stile di vita. Molti provano per esempio ad imitare il mio stile di vita, che non è le scarpe gialle. Il mio stile di vita è alto, c'ho la villa, c'ho la maid, prima avevo un hotel, la penthouse, la piscina, ma vivevo lì però, no? Quando viaggio, viaggio in first class, in business class, a volte col jet privato, pericolosissimo adesso, no? E cioè, perché Big Luca, ma tu, questo è il mio stile di vita, perché sto vivendo la mia vita. Alcuni hanno provato e provano ad imitarlo.
per far, perché loro, perché è lo stesso ragionamento prima di Instagram, loro dicono Ferragni bionda milioni, allora anch'io posto le foto che sono bionde e faccio milioni. Big Luca ha una realtà che guadagna milioni di euro vendendo dei corsi di altissimo profilo, ottimamente recensiti. Ah, ma questo fa niente, Big Luca first class foto, allora anch'io mi sveno per volare in free. Non funziona. E soprattutto se vivete di espedienti, cioè se vivete di truffe, se vivete di false promesse, di cose che non esistono, è un consiglio che ho dato a molte persone anche in consulenza, e si crea una spirale dalla quale non se ne esce più, dalla quale non ne uscite, perché a un certo punto una balla dovete mantenerla con un'altra balla e la balla deve essere mantenuta con un'altra balla, e dite che lavorate per Tizio ma non è vero, allora poi dovete dire che Caio ha confermato che lavorate per Tizio, cioè si crea un pandemonio, è veramente veramente pericoloso, le persone non lo capiscono. Nella mia nicchia, per esempio, io ho un po' lanciato la moda conscio di questi problemi. Io, quando sono arrivato al mercato italiano, ho detto fin da subito: faccio vedere i miei risultati monetari e faccio vedere i risultati monetari degli studenti tramite testimonianze. Alcuni di loro facevano proprio vedere i numeri e andava tutto bene, per esempio, perché era una novità, perché era una cosa pura, una cosa genuina, una cosa anche ingenua, sinceramente, che mi ha attirato delle ire, perché poi c'è l'invidia, eccetera, però quantomeno era una cosa differenziante. Ad oggi, per esempio, io invito i miei colleghi, cioè, a smetterla, perché oramai abbiamo raggiunto dei livelli che primo sono poco credibili per chi ci guarda, perché chi ci guarda non capisce, alcuni di noi continuano a dirlo, ma purtroppo non capiscono che cosa c'è dietro. Ok, lavoro, notti insonni, anni di studio, andare nei buchi di merda di Cleveland a studiare dai migliori del mondo al cazzo di Crown Plaza 3 stelle spendendo $30,000 e poi fare consulenza, fare coaching, le aziende, vedere i numeri e i lead, la matematica che ti bannano e fanno cose, e assumere il programmatore che ti programma la piatta. Non è così facile come le persone pensano, e mi incazzo quando le persone pensano che sia tutta fuffa. Però adesso, per esempio, noi stiamo facendo vedere delle dashboard. Il problema viene da me, ok? Sorry industria, va bene? A gennaio ho fatto vedere che ho guadagnato $1 milione, troppo, perché adesso diventa come la business class, tu voli in business class, l'altro deve volare in first, allora poi il jet privato, e poi facciamo chi c'ha più grosso il jet privato, cioè capite che è insostenibile? Adesso abbiamo assuefatto un'industria ed io sono stato da subito odiato, perché ho detto fin dall'inizio, ragazzi, le persone che guadagnano €30,000 nette al mese o di più sono pochissime e sono rimaste pochissime. Quando, per esempio, io, perché a volte vengo tirato in mezzo e ci sta, quando non c'è malizia, di vendere i soldi facili, io vorrei ricordare a loro signori che io, Big Luca, sono la persona che è odiata nell'industria perché da subito ha detto gli altri non guadagnano un cazzo, ma non era posizionamento, era vero. Da subito, ragazzi, milioni, l'affiliazione, il dropship, cioè occhio, perché non è esattamente che tutti fanno €30,000 al mese netti, che sono tantissimi, così in modo ricorrente e passivo. Sono stato da subito aggredito, odiato, bannato, diffamato e calunniato. Chiusa parentesi, va bene? Adesso, per esempio, mostriamo delle... Io adesso sto facendo un lancio profittevole, molto, eccetera. Non so neanche se farò vedere più questi risultati, perché mi accorgo che è diventato un nonsense, cioè è diventato un'esagerazione vera, ok, nel mio caso e nel caso di pochi altri. Sono vere, non sono fakeizzate, però esprimono numeri, mi rendo conto che sono poco contestualizzabili e che possono essere veramente confusi. Questo non per dire che non si mostrano più, perché ci sono i confusi, però cerchiamo di rientrare quantomeno nei ranghi, questo è quello che dico, cioè troviamo una media, quantomeno facciamo dei disclaimer. Io ho iniziato da un anno a questa parte a far vedere i costi di un'azienda, per esempio, cosa che non fa vedere mai nessuno, sembra che tutti siano al 100%, dirò che non è 100% di profitto, di margine, non è così, ok? Faccio vedere i bonifici, i bill di American Express, mi accorgo che sia difficile contestualizzare, e va bene, perché parlo di questo contesto per chi mi ascolta? Spero che questo video sicuramente verrà visto anche da chi non mi conosce, cioè bisogna stare attenti. Adesso vi dirò una roba: non c'è il trucco per diventare ricchi, voi vi farete fottere e vi farete fregare dei soldi da chiunque, incluso da me, se comprate i miei corsi pensando che succeda questo, dove c'è un bottone che voi schiacciate escono fuori i soldi, non ci sono,
ok? C'è che ci si fa un culo così, c'è una componente di online marketing nel mio caso da capire, perché poi vedete che il problema è reale, vedete come non sono montature le cose di cui parlavo io, cioè non capiscono niente, non c'è sotto se vengo accusato, questi poi sono i casini e la realtà fotografica di quello che io vi ho sempre detto, cioè che non è capito che dietro c'è il marketing e il marketing non è comunicazione sterile, futile, utile solo a se stessa, non sono i like, non è l'influencer, così come non è il pixel di Facebook, è il sistema che mette insieme tutte queste cose qui monetizzando un mercato e misurandolo con i soldi, punto. Piace, non piace, d'accordo, non d'accordo, but that's the fact, Jack, fact of life, ok? Scusate se uso l'inglese, bene. C'è una riprogrammazione della mente, c'è un abbandono di abitudini, dettami di prima, cioè se prima voi guardavate i follower, eravate degli sfigati che pensavano che, ah, perché ancora non ho il trucco, non ho schiacciato il tasto, adesso cominciate a dire, no cavolo, aspetta, marketing, online marketing, vendita, comunicazione, sono cose importanti, come le metto insieme? Psicologia del cliente, ma io ho dei legacci sui soldi, penso che se faccio soldi sto impoverendo qualcuno, devo prima risolvermi questo, provate a fare marketing se pensate che state impoverendo la gente, per esempio, che ovviamente non è vero, perché le persone comprano il vostro bicchiere a 10 euro se pensano che questo bicchiere valga più di 10 euro, perché nessuno paga di più di quello che pensa che il bicchiere valga, quindi loro hanno ottenuto più dei 10 euro che voi gli avete preso. Tutte queste cose qui che non sono aria fritta, non sono cavolate, sono cose importanti. Non è, ah, ma la crescita per queste cose, queste città, no, e sono cose vere. Quindi si lavora e le cose possono succedere anche con relativa. Non voglio dire facilità, ma che non ci devono oramai volere 20 anni magari per fare 1 milione, ma quando vedete qualcuno che dopo 2 anni, 3 anni è milionario, si succede, no, non è tutta fuffa, io sono uno di quelli, per esempio, c'è un culo così, non ci sono i followers, diventi influencer, il video va virale, quella roba lì non esiste, ragazzi, non ci sono i video virali. Non esiste, i video vanno virali perché vanno via, c'è un modo per far andare i video virali. Il video è virale perché è virale, dopo che il video è stato virale, l'hanno guardato i 5 milioni. Quindi? Non avete ancora guadagnato, non si è mosso un prodotto o un servizio. Ah, ma poi la gente inizia a conoscermi, poi vedo. Ma te ti pare che questo sia un modo serio? Voi avete mai fatto un business plan dicendo no, perché poi iniziano a conoscermi e poi vedo. Poi provate a presentarla a una banca. Ripeto, siamo ormai a una fase dove delle nozioni di assoluta consuetudine, cioè faccio le robe e poi vedo, non funziona, chiaro, no? Vado in palestra e poi vedo, cioè vedere, cioè, andare lì, fare una dieta, fare un allenamento, devono farti prima delle analisi per vedere che come sei, che conformazione fisica hai, che obiettivi hai, quanto tempo hai per mangiare, perché se hai un certo tipo di lavoro non puoi mangiare 8 ore al giorno, sei limitato, cioè c'è uno studio e poi c'è un percorso, di solito viene fatto con un coach, un personal trainer, un dietò, quello che è, cioè sono esempi ovviamente, non è poi vedo. Ok, quindi quello che adesso è successo, questo servizio, senza puntare il dito necessariamente verso nessuno, anche se Dio mio, è lo specchio della realtà, cioè è vero. E mi dispiace perché purtroppo si arriverà sempre più in fretta, e io spero che non ci si arrivi, a fare di tutta l'erba un fascio. Perché vedete, adesso a me è giusto, cioè adesso la persona che ha visto quel servizio, io la prossima volta se prendo un cazzo di aereo privato è un problema, ma perché non si capiscono le differenze. Oppure vediamo uno che è in un resort, uno che fa la... Ah, truffatore! No, non è truffatore, ci sono persone e persone. Questa malizia del capire chi fa cosa deve e capire di che cacchio stiamo parlando, frase che continuo a ripetere da 2 anni. Cioè prima o poi, industria mia bella, followers adorati e fan e studenti fedeli, ci dovrà arrivare. Non c'è il bottone magico. Non vi renderanno famosi. Dovete farlo da soli, dovete cominciare veramente a capire. Ok? È veramente importante questa cosa, perché si stanno raggiungendo dei livelli di ridicolo che sono pazzeschi. A parte le truffe, poi le truffe ci sono sempre state, giusto smascherarle. Fai il 2%. Voi, quando vi vengono vendute le robe, dovete capire come si muovono i soldi. Questa è una delle prime regole per non cadere nelle truffe. Cioè tu mi stai proponendo questa cosa, ma il giro dei soldi qual è? Cioè se io schiaccio sto tasto qua mi arrivano dei soldi, perché mi stanno arrivando? Perché ricordatevi, da qualche parte nella catena un prodotto e un servizio si devono muovere da un fornitore a un consumatore, da un'azienda a un pubblico. Ok? Altrimenti non funziona, così fregano i soldi alla gente. Le persone vengono fregate perché sono ignoranti, non sto assolutamente dicendo che sia giusto fregarle.
Però facessimo dei video magari così un po' più spesso, questa storia di Instagram, sono tutti che ti spiegano come aumentare i followers, come aumentare l'engagement. Lo vogliamo spiegare che su Instagram c'è un sottostante ridicolo? A costo di far incazzare qualcuno? Perché adesso me li immagino gli esperti di comunicazione su Instagram, me li immagino, che vanno bene nel caso siano complementari a un processo di marketing. Attenzione, a me va bene l'esperto di ti monto i video più belli, a patto che se sono più belli io posso vedere quanto mi ritorna in fatturato perché è un'azienda, oppure sono più belli perché sono un hobbista, ma non mi occupo di loro. Non so se è chiaro. Cioè, l'online marketing strategico è bello finché ci sono dei risultati che sono palpabili, altrimenti si parla del nulla. Però vanno spiegate. Quindi Mirko Scarcella, gli è stato fatto questo video qua. Bene che sia stato fatto. Questi personaggi, a me dà fastidio fare questi video perché sembra sempre che uno voglia passare per santo e gli altri sono cattivi. Non è questo. Però io ritengo che ci siano dei cattivi nell'industria, chiamiamolo del make money, dell'influencer, dell'online, chiamiamolo del digital. Qualcuno un giorno avrà il piacere di spiegarmi questo tema, scherzando, diciamo del digital, perché gettano discredito e non fanno capire le differenze, che non sono tutti truffatori, perché poi adesso vedete, Mirko Scarcella chiedeva 350 euro per mezz'ora di consulenza, un decimo di quello che prendo io, e allora è chiaro che adesso bisogna un truffatore perché prenderà tanto, nessuno ha detto questo, però è chiaro che l'ambiente potrebbe diventare una cosa simile, jet privato, truffatore. No, va benissimo vendere ad altissimo prezzo, il prezzo lo fa il mercato, se tu chiedi una cifra che il mercato, se tu truffi e chiedi una cifra che è eccessiva, prima o dopo ti spaccano le gambine, perché il mercato corregge le delusioni, va benissimo vendere ad altissimo prezzo una cosa che ha del valore ottimamente recensita, che sia una macchina, che sia una cosa, purché ci sia del valore reale, verificabile, con un'azienda vera e che uno o non scappi con i vostri soldi, oppure non vi rifili delle cose assurde per le quali non avete pagato. Se non sono chiare nella vostra testa questi problemi, sia per chi segue i video e vuole fare i soldi e non gli è chiaro la differenza tra marketing, followers, jet privati presi così, le foto, Instagram è un immondezzaio. Instagram è un immondezzaio, ragazzi. Instagram per moltissime persone non è la vita reale. Perché non è la vita reale? Perché siccome le persone vogliono followers, ti fanno vedere per far avere tanti followers una roba che non hanno o che non sono, e oltretutto sono ridicoli ed è poco longevo. Ripeto, viaggiate con l'aereo privato, vi volete fare la foto sul jet privato, ma buon Dio fatevela. Avete delle scarpe da 1000 euro, ci fate la foto, Instagram serve solo a quello, ma non pensate che sia la normalità, perché siamo in delle situazioni che sono grottesche. Nel video ho sentito i voli empty leg, vedete per esempio i voli empty leg, sacrosanti, belli. Bellissimi voli empty leg. Se tu devi andare da New York ad Atlanta e l'aereo ci deve andare comunque, tu prendi un volo empty leg perché devi pagare di più. E a questo punto c'è le chi. Ah, ma allora se non paghi tanto vuol dire che non sei ricco. Perché in realtà il ragionamento di molti è già a quel punto. È già a quel punto. A me è stato chiesto, mi viene chiesto di sovente, visto che tu sei tanto ricco, perché non hai Rolex? Ragazzi, non mi piacciono gli orologi. Ah, ma perché non hai la Lamborghini? Non mi piacciono le macchine o non sono alte nelle mie priorità. Per me è risparmiare, investire e mandare avanti la baracca della Big Luca International. Perché oramai non si ragiona più in marketing, ROI, margini, eccetera, si ragiona in aria fritta. Quindi, ragazzi, al posto delle cavolate, delle piscine, delle storie, cioè facciamo le persone serie. Fare i cazzoni va bene, io sono un cazzone, c'è chi non lo capisce. Ok, perché faccio il video in piscina, faccio il video irriverente, c'è gente su YouTube che mi chiede se è vero se io sono il più milionario di Dubai. Queste persone non possiamo aiutarle, queste vanno protette per legge, andrebbero internate, perché se non sei in grado va bene, ma per tutte le altre che stanno cercando delle opportunità di guadagno, di fare soldi, capite che non c'è fare soldi, c'è impostare un sistema aziendale, un business che venda dei prodotti e dei servizi ad un mercato di riferimento, punto. Non c'è follow for follow. Ok? Quindi io spero che questo video qui vi sia utile. Non lo so. Io sono Big Luca, il più milionario di Dubai. Che fatica, ragazzi, che fatica. Mamma mia. Vabbè. Ciao.